È successo in spiaggia. Roberta è esplosa contro Alessandro. I fan sono rimasti di stucco. Il motivo è singolare. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono stati gli assoluti protagonisti della passata stagione di Uomini e Donne, il programma condotto dalla celeberrima Maria De Filippi. I due, dopo un continuo tira e molla, hanno compreso di essere vicendevolmente innamorati e hanno abbandonato lo studio di Canale 5, felici di poter vivere la loro relazione al di là delle telecamere. In pochi hanno scommesso sulla durata della loro relazione, poiché agli inizi, Alessandro è apparso timoroso e titubante. Le sue paure non erano di certo frutto di dubbi relativi al sentimento che nutriva per Roberta, bensì erano conseguenze di una forte delusione da lui provata a seguito della fine della relazione con Ida Platano. Il cavaliere casertano è infatti approdato negli studi Helios poche settimane dopo la salita al trono di Ida. I due si erano lasciati da pochi mesi quando entrambi hanno deciso di voltare pagina, cercando un nuovo amore. La ricerca di Ida, come è noto, non ha dato l'esito sperato. Infatti l'ex tronista ha lasciato lo studio sola. Non ha scelto né Mario né Pierpaolo. Roberta Di Padua sbotta contro Alessandro Vicinanza. Cos'è successo in spiaggia? Nessuno dei due corteggiatori le ha dimostrato di nutrire un reale interesse nei suoi confronti. Per Alessandro invece, c'è stato un epilogo felice dato che tra le file del parterre femminile ha trovato una donna giusta. Con Roberta, come accennato, gli inizi sono stati in salita. La relazione non è decollata immediatamente, seppure entrambi fossero molto attratti l'uno dall'altra. Alessandro infatti non ha voluto subito una relazione esclusiva con lei, ed ha conosciuto anche altre donne, tra cui Cristina Tenuta. Dopo un periodo di lontananza e silenzio, il cavaliere ha compreso la portata dei suoi sentimenti nei confronti di Roberta ed ha deciso di fare il grande passo, stare insieme a lei. Sono trascorsi circa 4 mesi da quando hanno abbandonato lo studio e le cose sembrano procedere bene, anche se di recente, una breve Instagram Stories postata dal cavaliere sui social ha fatto sorgere qualche dubbio a taluni utenti. I due si trovavano in spiaggia a godersi le meritate vacanze quando ad un certo punto, Alessandro ha ripreso Roberta. La dama, con fare un po' stizzito, ma ironico, gli ha chiesto di smetterla sino a dirgli: sei un C asterisco asterisco asterisco. La frase di Roberta non è piaciuta ai fan di Alessandro che lo hanno prontamente difeso, ma è chiaro che tra di loro ci sia un clima di complicità e spensieratezza, l'appellativo era di certo goliardico e affettuoso. Insomma, tra loro le cose procedono a gonfie vele, si verificano ogni tanto dei banali battibecchi, comuni a tutte le coppie, ma il loro affiatamento è papabile.